Il dato ormai è stato ampiamente sottolineato. 10 punti in 20 giorni, 3 vittorie in 4 gare, un pareggio in un campo difficile come Ercolano e un Messina, finalmente, sempre più vicino alla rigenerazione completa. La squadra di Modica ha trovato la via per risollevarsi dopo l'inizio di stagione negativo e da oggi si penserà soprattutto a continuare a centrare risultati positivi. L'avversario di turno domenica prossima sarà la Palmese, reduce dal pesante 3-1 subito contro la Vibonese. L'entusiasmo nello spogliatoio continua a salire e anche le parole dell'attaccante Ragossa, ospite all'interno della trasmissione Contropiede, andata in onda ieri sera su TCF e condotta da Pietro Di Paola, testimoniano il momento positivo anche a livello psicologico dell'organico. L'esterno offensivo, sbloccatosi domenica segnando il rigore del definitivo 3-2, ha parlato del valore della squadra e dei suoi errori personali che ne hanno condizionato un'intera carriera. Dove sarebbe Arcangelo? Questo Messina con questa guida tecnica, con questo organico che comincia la propria stagione regolarmente? Dai, fine luglio, primi di agosto, dove sarebbe? Io in questo caso voglio essere sincero, questa è una squadra che secondo me poteva stare nei primi tre posti. Primi tre posti? Sono sincero perché conosco bene questa categoria, quindi ci sono molti giocatori importanti che l'anno scorso, due anni fa, facevano la Lega Pro. Quindi questa squadra, come stiamo adesso col mister, con un bel lavoro di ritiro alle spalle tra luglio e agosto, molti punti ce l'avevamo in più. Ragosta ha ottenuto dal calcio quanto meritava fino ad oggi? Oppure... Ma no, non penso proprio, perché comunque ho fatto degli errori in passato che un po' hanno rovinato la mia carriera. Quali errori, Arcangelo? Perché quando ho fatto le due o tre partite in Serie B a 19 anni che stavo nella Rosa, ho preso una squalifica di 6 mesi. Quindi, che hai combinato? Ho fatto una cazzata con l'arbitro e mi ha rovinato un po' la carriera, perché all'epoca, 19 anni, sicuramente potevo fare più di 20-30 partite in Serie B e mi poteva un po' cambiare la... Quindi adesso è una svolta in negativo, no? Te la devi prendere con te stesso, diciamo. Certo, gli errori li paghi e dopo non si può tornare indietro.